Buonasera e benvenuti agli amici di Mitico Channel. Stasera siamo ospiti del Teatro Studio Dauno e siamo in compagnia del direttore artistico del Foggia Film Festival e dell'organizzatrice. Buonasera Pino Bruno. Buonasera. E buonasera Maurizio Pavarini. Buonasera a tutti. Bene, la manifestazione si è appena conclusa. E sappiamo che è nata per un tuo forte volere. Nel 2011 c'è stata la prima kermesse e sappiamo anche che lo scopo del Foggia Film Festival era quello di valorizzare il territorio locale nonché i talenti. Pino, è stato difficile costruire questa organizzazione e quanta strada ha fatto dal 2011 al 2015 il Foggia Film Festival? Ma intanto il festival nasce per promuovere e far conoscere la nuova cinematografia erga omnes, il festival è rivolto a tutti, per cui ha l'obiettivo quindi di varcare i confini regionali e quindi promuovere quello che è stato fatto. Per cui fare delle selezioni più mirate, perché il festival, ripeto, è rivolto a tutti, però all'interno poi ci sono delle aree tematiche. Quest'anno per esempio abbiamo fatto la rassegna Art in the Movies, dove il cinema narra l'arte, per cui c'è stato un professore che ha introdotto le pellicole, per cui c'è stato anche un aiuto, nel senso che poi lo spettatore ha potuto in qualche modo apprezzare di più l'opera ed entrare nel merito delle varie arti, la pittura, la scultura e via dicendo. Sempre per aree tematiche quest'anno abbiamo inaugurato anche una sezione che si chiama Innovation Movies, Cinema Educational, dove abbiamo fatto un carnet di cortometraggi e alle proiezioni vi hanno partecipato per esempio diverse scuole. Poi siamo andati anche noi nelle scuole, nel senso che abbiamo fatto delle lezioni di cinema. Quest'anno è venuto Giovanni Veronesi, l'anno scorso è venuta Rossella Izzo per esempio. Per cui ogni anno regaliamo, un incontro alle scuole della città, per esempio. Vorremmo farlo anche per la provincia, ma poi ci vogliono anche mezzi economici diversi, è chiaro. Maurizia, i nomi che hanno partecipato quest'anno al Foggia Film Festival? Beh, svariati chiaramente dal presidente a cui accennava Pino, Giovanni Veronesi, alla Valentina Melis, quindi diverse attrici emergenti, la Sara Serraiocco, che tra l'altro questa sicuramente vedremo ormai sui set di tutti i film, perché è veramente brava, tra l'altro ha vinto già diversi premi, e poi c'è stato Sergio Assisi con la prima serata, e tra l'altro ha avuto tanto successo, e devo dire che Sergio Assisi va alla grande, perché tra l'altro è molto molto simpatico, lui è napoletano e quindi veramente fa molta molta presa. Giovanni Veronesi appunto l'abbiamo già citato prima, lui è stato proprio il presidente di questa quinta edizione. Abbiamo avuto poi ancora altri artisti vari, appunto dai critici cinematografici, quindi non solo artisti tipo attori o registi, ma anche persone di cultura varie, dal critico d'arte, come accennava Pino, in biblioteca c'è stata anche questa rassegna di arte e cinema. Quindi insomma svariati sono stati gli interventi, sia di artisti che di persone speciali, tipo critici e così via. Possiamo quindi dire che il Foggia Film Festival non ha nulla da invidiare agli altri festival, quale quello di Roma o quello di Torino, perché da noi ci sono molte sezioni. Quest'anno c'era la sezione library, ad esempio, oppure la mostra cartellonistica del film che vanno dagli anni 30 agli anni 80. Come ha risposto la città? Beh, intanto hai fatto bene a ricordarlo, abbiamo fatto una mostra iconografica dedicandola a Mario Monicelli nel centenario della sua nascita, e per omaggiare appunto Giovanni Veronesi
La biblioteca ha fatto un grandissimo lavoro di, come dire, di scoperta, di messa, come si dice, in opera di una mostra, insomma, che poi è stata sostenuta anche, diciamo, economicamente dalla Fondazione Banca del Monte, altrimenti non saremmo riusciti comunque a metterla su, perché poi all'interno della mostra ci sono stati vari ospiti, quindi lo stesso Veronesi, Sergio D'Offizi, direttore della fotografia di Mario Monicelli, sempre in biblioteca, lui ha fatto una lezione di cinema, quindi sulla fotografia, con proiezioni audiovisivi che hanno ricordato in qualche modo, diciamo, la vita artistica di questo regista conosciuto in tutto il mondo. Ma poi dicevi anche un'altra cosa interessante, vale la pena ricordarla, che la sezione Library è una sezione che nasce per completare un po' il festival, nel senso che noi presentiamo e promuoviamo soltanto libri i cui contenuti sono afferenti al cinema. Questo per completare, mi ripeto, il festival, l'offerta che diamo al pubblico. E quest'anno è venuto a presentare il suo ultimo libro, 50 anni del mio cinema, lo stesso Sergio D'Offizi, e poi è venuto Massimiliano Chiavarone, che ha presentato Com'è bella la città, che abbiamo intervistato ai microfoni di Mitico Channel. Ecco, e questo mi fa piacere perché è veramente un libro interessante, anzi colgo l'occasione per ricordare al pubblico che questo libro è in vendita anche a Foggia presso la libreria Patierno, come anche il libro di Sergio D'Offizi, oppure lo dovete ordinare online, insomma, comunque un modo per poterlo per poterli reperire ci sta, e costano pochissimo tra l'altro, quindi ne varrebbe proprio la pena. E niente, volevo aggiungere questo, che siamo uno dei pochi, prima dicevi non ha nulla da invidiare agli altri film, hai citato anche il Festival di Roma. Beh, intanto il Festival di Roma da quest'anno è diventata una festa, quindi in concorso, non è più un concorso. Questo che significa? Significa che organizzare dei concorsi nazionali è veramente difficile, è faticoso, è costoso, perché bisogna selezionare centinaia e centinaia di film che ti arrivano, poi bisogna comunque fare una commissione che li selezioni. Poi bisogna nominare una giuria di esperti, ma che siano veramente esperti. Noi abbiamo avuto, per esempio, per 3 anni presidente di giuria Sergio Rubini, quest'anno abbiamo avuto, oltre che Veronesi, anche Roberto Lagoronigro, che è un dirigente di Rai Cinema 01 Distribution. Cioè, evitiamo sempre di mettere persone che magari poi non hanno tutta questa esperienza, come succede purtroppo in Italia, in qualche festival, utilizzano personaggi locali. Questo non dà credibilità al festival, ma poi allontana anche le produzioni, perché quando le produzioni vedono che il presidente della giuria non è una persona, diciamo, credibile tra virgolette, allora non iscrivono nemmeno i film. Noi abbiamo avuto iscrizioni dall'America, abbiamo avuto un film dove c'è un documentario, un lungometraggio documentario dove c'è John Turturro all'interno, per esempio, Hope Lost, dove c'è Danny Trejo, che è l'attore feticcio dei film di Quentin Tarantino, Roberto Rodriguez, ma potrei citarne altri. Quindi i cortometraggi hanno un target mirato più ai giovani, diciamo, ai cinefili. Poi il documentario, noi diamo largo spazio ai documentari. C'è una sezione dedicata. Sì, ma poi anche il numero dei documentari, pensate che i lungometraggi in concorso ne sono stati 9, mentre i documentari 12. Questo perché? Perché mentre nel lungometraggio e nel cortometraggio c'è fiction, no? Quindi parla di aspetti sociali come il lavoro, come, voglio dire,
l'ambientalismo, parla di problemi della famiglia, dei giovani, eccetera. È vero, e noi ci tenevamo a che i contenuti fossero questi, però c'è sempre una trasfigurazione della realtà nel lungometraggio e nel documentario, ma viva Dio, c'è anche, come dire, una inventiva del regista e c'è una creatività, e quindi voglio dire, si fa anche sperimentazione qualche volta, ma il documentario invece è qualcosa di straordinario, cioè non c'è una trasfigurazione della realtà, ma è una finestra sul mondo, dove come dire, si affrontano varie tematiche che sono realisticamente vere, scusatemi il bisticcio di parole, per cui se si parla di ambiente, allora troviamo degli spaccati che i telegiornali non ci faranno mai vedere, ma non perché non vogliano, ma perché manca proprio il tempo, lì c'è un approfondimento. E poi la bellezza è che in un bel documentario, in un buon documentario, ci sono tutti i punti di vista. Se si parla per esempio di ambiente, come pure se si parla di, voglio dire, di problemi della famiglia, quindi magari c'è il punto di vista dello psicologo, delle famiglie, e poi e non risolve, nel senso che racconta qualcosa di esistente, di vero, di realistico, e poi il pubblico se ne fa un'opinione, diciamo. Questa è la cosa interessante. Maurizio Appino ci ha fatto una lunga lista di rinomati nomi. Chi sono stati i vincitori di questa edizione? Oh, benissimo, vediamo se me li ricordo tutti. Aiutami anche tu, Pino. Bene, intanto per quanto riguarda i cortometraggi, ha vinto il corto dal titolo Eddie, no, dico bene, e l'attore, il regista, tra l'altro, è Cosimone Borrelli, sia regista che attore, quindi ha interpretato anche un ruolo in questo film. Poi invece passiamo ai lungometraggi, La Terra dei Santi, per la regia di Muraca, e ai documentari invece ecco, Animata Resistenza, il regista non mi sovviene adesso, ricordi tu, Pino? Beh, insomma, adesso non ricordiamo tutto, poi abbiamo passato questa settimana piena di nomi, personaggi, persone, pubblico, quindi siamo ancora un po' disorientati, ci faremo al più presto però. Bene, allora, vogliamo concludere con un bilancio consuntivo di questo Foggia Film Festival? Beh, intanto devo dire che abbiamo presentato una decina di opere prodotte o girate in Puglia, poi una ventina sono opere prime e poi il resto inedite, quindi oltre ad offrire dei prodotti, voglio dire, gratuiti, abbiamo offerto anche la possibilità di vedere per esempio La Terra dei Santi, che è un film che nelle sale a Foggia non è arrivato, girato a Manfredonia, e devo dire che abbiamo avuto molta affluenza di pubblico. Adesso, come dire, i dati statistici non sono ancora pronti, però già possiamo dire che c'è stato un incremento notevole di spettatori. Però ce ne rallegriamo da una parte, ma dall'altra no, perché non erano paganti, voglio dire. Per cui non sempre la cultura paga. In questo caso la cultura viene pagata da noi. Ecco quindi questa città. Ma è un servizio che offrite alla città. Sì, ma con i nostri risparmi non è giusto, perché voglio dire, non si dovrebbe fare con i propri risparmi, diciamo, offrire alla città, perché noi non siamo né il comune, né la provincia, né la regione. Quindi invochiamo le istituzioni affinché possano aiutare. No, per la verità un piccolo aiuto dal comune c'è stato, e questo avviene da 2 anni. Però naturalmente un festival è qualcosa di grande, quindi voglio dire, servirebbe oltre all'aiuto del comune anche l'aiuto di altre istituzioni, perché come si dice tante molliche fanno una pagnotta di pane, no? E quindi si dovrebbe agire in questo senso. Quindi invitiamo le altre istituzioni a darci una mano, istituzioni che possono dare una mano, ma anche privati cittadini che vogliono contribuire, quindi la lista sarebbe lunga, voglio dire, dei benefattori possibili.
Per cui ci attendiamo un aiuto, ma deve essere un aiuto, come dire, anche gradito, nel senso che non vogliamo fare dei matrimoni per forza, voglio dire. Quindi deve essere una cosa spontanea, quindi stiano tranquilli, voglio dire, perché noi non li cercheremo, voglio dire, questi benefattori. Va bene, voi come Teatro Studio Dauno avete la bottega dell'attore, appunto, sì. E volevo parlare proprio di questo. Quali sono le attività che svolgete e cosa avete in programma di fare? Sì. Bene, le nostre attività sono tutte quelle che riguardano la formazione dell'attore, e quindi partiamo con dei corsi di dizione e quindi di educazione alla voce, e per passare poi anche ai laboratori teatrali, dove si investe sul corpo e anche sulla parola, chiaramente. E poi abbiamo invece la compagnia che gira con degli spettacoli, adesso l'ultimo, che tra l'altro è stato dato anche qui a Foggia al Teatro del Fuoco, e Coppia Aperta di Dario Fo e Franca Rami, con interpreti Roberto Vicario e Maurizia Pavarini. Sì, mi presento da sola, capita anche questo, e quindi questo è l'ultimo lavoro, però abbiamo comunque un'idea di metterne su un altro, e non possiamo dire però niente di più, e per scaramanzia, chiaramente, però io vi invito a venirci a vedere. Grazie. Allora, in attesa di poter vedere quest'ultimo lavoro della Bottega dell'Attore, noi ringraziamo il Teatro Studio Dauno, la Bottega dell'Attore, nelle persone di Pino Bruno e Maurizia Pavarini, e vi diamo appuntamento per il prossimo tè. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.